Ora è ufficiale, Leonardo comunica di aver sottoscritto un accordo per la cessione a titolo definitivo della propria partecipazione in Industria Italiana Autobus a Seri Industrial SPA. L'operazione prevede che Seri rilevi il 98% del capitale sociale, mentre il restante 2% continuerà ad essere detenuto da Invitalia, già socio insieme a Leonardo in IA. La finalizzazione dell'operazione è prevista per il 30 giugno. Secondo quanto comunicato ufficialmente dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, la realtà di Vittorio Civitillo ai vertici del gruppo Seri è stata l'unico soggetto ad aver presentato un'offerta conforme alle previsioni del processo di cessione. La ricerca, fanno sapere i vertici di Leonardo, è stata mirata ad individuare investitori interessati a supportare industrialmente l'azienda e a rafforzare la dotazione patrimoniale. Il ruolo di Invitalia è focalizzato su eventuali operazioni pregiudizievoli dell'interesse sociale o che costituiscono inadempimenti dell'accordo di cessione. L'intesa impegna il gruppo Seri a non trasferire o dismettere la società o asset produttivi rilevanti e prevede la tutela degli attuali livelli occupazionali. I motivi del passaggio a Seri si apprendono da un comunicato di Leonardo che spiega: Seri ha formulato l'unica offerta rispondente ai requisiti indicati, certezza di esecuzione e disponibilità alla presa in carico delle attività aziendali in tempi e modi congruenti con le esigenze di continuità produttiva sulla base di un piano industriale completamente improntato alla transizione verso la mobilità green. Inoltre Seri ha formalizzato l'interesse a ricercare partnership e collaboratori con primari operatori internazionali del settore. Sono poi i vertici del gruppo casertano a illustrare come saranno regolati i rapporti tra i nuovi soci. Invitalia e Seri sottoscriveranno un patto parasociale della durata di 5 anni, diretto a disciplinare la nomina di un amministratore e di un sindaco da parte di Invitalia.